Cosa si intende per migrazione climatica? La migrazione climatica in realtà è uno sbaglio. Il migrante è qualcuno che sceglie di andare da qualche parte per migliorare la sua vita, ma il clima non fa muovere le persone che possono scegliere, fa muovere quelle persone che sono così povere che non appena arriva una siccità non hanno più da mangiare e questi normalmente non migrerebbero, quindi il clima crea dei movimenti forzati di popolazione che sono molto pericolosi. Queste persone si muovono in uno stato così profondo di fragilità, di debolezza, che l'unica opzione che hanno è andare nelle formazioni terroristiche, nell'illegalità, fare traffici, essere vittime dei trafficanti. E diventano molto pericolose. Sono tante, in questo momento solo in Africa ci sono circa 22 milioni di persone in movimento per questo. Se continuiamo così potremmo avere entro 30 anni 1,5 miliardi di persone che si muovono a causa del cambiamento del clima ed è una situazione ingestibile. Cosa sta facendo Alleanza Bene Comune in vista delle europee? In vista delle europee noi stiamo cercando di stare un po' quieti perché non siamo un partito e quindi chiediamo solo alla gente di considerare quello che dicono i candidati e se i candidati mostrano una sensibilità all'idea che quanto più siamo sostenibili, quanto più la società è ricca e felice, allora di considerare di votarle. Grazie. Prima ci ha parlato di come le piccole rinunce possono effettivamente cambiare qualcosa. Ma è la verità. Cosa pensate che lo può risolvere l'ONU? Io lavoro con l'ONU per queste cose, ma l'ONU cosa fa? Crea degli accordi che poi sono solo pezzi di carta. Questi accordi servono a facilitare un cambiamento di comportamento delle persone e dei piccoli cambiamenti di comportamento in realtà sono molto potenti. Dalla somma di piccole scelte, esatto, dalla somma di piccole scelte può venire la soluzione a questo problema, ma se non ci si mettono tutti non andiamo da nessuna parte.